Oggi andremo a vedere il mio CRF in una modalità abbastanza nuova. Gli faremo un piccolo restyling, piccolo per modo di dire perché abbiamo fatto delle belle modifiche. Andremo a vedere assieme queste modifiche in modo dettagliato e alcune modifiche che in verità ho già fatto, però ve le mostrerò comunque. Infatti scommetto che state già buttando l'occhio a quello che ho qua dietro, quindi bando alle ciance, andiamo al video. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono NCH, oppure Nicolas per chi preferisce chiamare per nome. Oggi andremo a vedere le mie nuove grafiche, sponsorizzate dai ragazzi di 92 Design. Hanno fatto veramente un bellissimo lavoro, vi giuro, bellissimo, stupendo, soprattutto perché gli ho detto come farle, loro me le hanno fatte in quella maniera. Ci è voluto un po' di tempo, sì, ma solo perché io sono pignolo, voglio le cose fatte bene e vabbè, per un lavoro fatto bene ci vuole il suo tempo. Io vi posso assicurare che se voi le prenderete da loro vi metteranno la priorità per farle prima, anche perché appunto me le hanno regalate, quindi hanno preso i loro tempi. Tra poco le andremo a vedere assieme, ma devo parlarvi di altre modifiche che faremo oggi al CRF, tra cui i nuovi cerchi. Questi nuovi cerchi li ho personalizzati direttamente io. Ora vi faccio vedere con una foto come erano un tempo e ta-da! Sono venuti fuori in questa maniera. E dobbiamo montarci ancora su questi copriraggi che ho comprato su Amazon a 9 euro economici. Poi dobbiamo mettergli il nuovo filtro dell'aria, perché è veramente sporco dopo l'ultima pistata che ho fatto. Ed infine un nuovo paracolpi. Quindi mi raccomando, se volete vedere le grafiche andate a mettere un bel mi piace. E vi lascio il link del profilo Instagram di 92 Design, cioè come vi dicevo i ragazzi che mi hanno fatto le grafiche, qui in descrizione. Andate anche da loro a mettere un bel mi piace alla pagina. Andiamo a vedere come applicare le nuove grafiche, le plastiche che ho scelto e poi il nuovo CRF versione finale. In verità non finale, perché vedrete altre modifiche in futuro. Dunque rimanete sempre aggiornati e adesso andiamo a vederle. Allora ragazzi, le grafiche sono queste, stra particolari, veramente particolarissime. Abbiamo appunto una moto giapponese, io ho deciso di mettere il simbolo del Giappone con Monte Fuji, le onde, le nuvolette giapponesi, gabbiani, scritte giapponesi, Tokyo, molto Japan queste grafiche. E ragazzi, cioè sono una mina. Non vedo l'ora di montarle, perché montate e vedrete poi il CRF con un look esagerato, esagerato. E poi anche di montare i cerchi. Le plastiche sono queste, plastiche bianche. Ho già iniziato ad attaccare come test una e uno due. E tra poco vi spiego come le sto montando seguendo il loro manuale. Molto più semplice che molte altre grafiche. Infatti con le grafiche arriva questo che vi spiega come applicarle. Come vi dicevo, molto semplice, ci sono dei passi da seguire e tra poco li andremo a vedere assieme. Tra poco, non precisamente adesso, ma domani, cioè tra qualche secondo per voi, perché io adesso sono occupato. Quindi se mi vedete vestito in un'altra maniera è perché è passato un giorno. Adesso vediamo in breve cosa dice il nostro amico di 92 Design. Si chiama Marco lui, grazie Marco. Innanzitutto c'è la fase per preparare la moto. Io questa fase l'ho semplicemente bypassata perché ho comprato le plastiche nuove, quindi non ci serve saper niente. Voi invece che magari dovete applicarle sulle plastiche usate, leggetevi qua il foglietto. Cosa non fare? Queste semplici 4 regole. Invece per attaccare gli adesivi nuovi dobbiamo usare un phon. Che abbiamo qua. E successivamente leggete bene queste regole perché vi aiuteranno appunto a montarli al meglio. Adesso non sto qui a farvi vedere come le monto, anzi una la facciamo assieme, poi le altre, boom, le vedrete tutte direttamente dopo. Facciamo assieme questa grafica che è abbastanza complicata, quella del convogliatore. Come appunto consiglia Marco, scaldatela bene, ma non troppo, ricordatevelo.
Una volta fatto ciò, la grafica vi sembrerà un po' molliccia. Va bene. Ma ancora prima di rimuovere l'adesivo dietro, cercate di capire bene come si montano per non andare poi a fare stupidate. Ha delle dime giuste, ha veramente delle dime giuste, per quel che noto. E poi scaldandole viene nella maniera perfetta. Allora, lui consiglia di attaccarla dalla parte principale. A me la parte principale sembra questa qua davanti. Tac. Comunque mi raccomando, ricordatevi di scaldarla perché è più facile da applicare. Ragazzi, cioè io ce la vedo già sulla moto ed è spettacolare. Quanto è bella. Veramente, quanto è bella. Va bene, va bene. Adesso, come vi dicevo, le applico tutte io. Vi ho spiegato in breve come applicarle e credo sia abbastanza semplice, soprattutto col suo tutorial che è inserito in ogni kit di grafiche. Spero sia intuitivo anche per voi. E un'altra volta devo veramente elogiare il loro lavoro perché è stato fatto veramente a modo... maniera d'arte. Altro giorno, altri pezzi da montare, altri pezzi montati. La moto è a buon punto adesso. Vi faccio vedere le cose che in questo momento ho montato, tra cui il filtro dell'aria nuovo, i cerchi coi copriraggi, ed ho anche finito di montare tutte le grafiche, quindi pian pianino sto attaccando le plastiche sulla moto. E adesso continuiamo a montare le plastiche e ci vediamo al lavoro ultimato. Woo! Finalmente ci siamo, sono venute una bomba, vi giuro, sono bellissime e adesso le vedremo insieme. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate di questa mina. Vi devo giusto dire qualche informazione a riguardo. Ad esempio, cosa c'è scritto qua in giapponese? E gli ultimi lavoretti che ho dovuto fare per montare queste grafiche plastiche. Allora, partiamo da scoprire cosa vuol dire questa scritta in giapponese. Praticamente c'è scritto NCH, infatti non so se si legge l'H alla fine e sarebbe NCH. Ci sono state due modifiche che ho fatto alle grafiche e plastiche. Una per montare le gomme Motard e praticamente ho dovuto tagliare una parte dei parasteli perché appunto la gomma andava a toccare. Per il resto l'ultima modifica che ho fatto è stata alla mascherina. La mascherina l'ho ritagliata un attimo perché appunto c'era la grafica che usciva abbastanza squadrata e ho preferito tenergli uno stile abbastanza cattivo tagliandola a via. Adesso vi faccio vedere. La grafica doveva proseguire qua sotto e qua sotto, ma ho preferito tenerla così, mi piace di più. Quindi vi dicevo, spero che vi piaccia fatta in questo modo. Ovviamente la terrò anche da cross. Mi raccomando, rimanete aggiornati perché nelle prossime settimane usciranno dei video bomba. Video della Madonna con questa moto e altri miei amici. E appunto ringrazio ancora tantissimo i ragazzi di 92 Design. Lascio il loro link in descrizione. Se avete bisogno di acquistare un kit di grafiche, loro li fanno appunto personalizzati con una qualità veramente esagerata, ad un prezzo più che nella norma, anzi molto meno che molte aziende. E soprattutto loro hanno le dime per tutte le moto in generale, proprio tutte dalla prima all'ultima. Quindi se avete bisogno di una qualsiasi moto fatta con un kit di grafiche personalizzato, chiedete assolutamente a loro. Quindi ricordatevi, ogni martedì alle 13.30 nuovi video. Fatemi vedere il vostro sostegno con un bel mi piace e soprattutto condividete questo video nelle vostre storie Instagram taggandomi, che io sarò disposto a repostarle. Il vostro sostegno è veramente tutto per me. Commentate in tantissimi con cosa ne pensate di questo kit di grafiche o se avete qualche consiglio comunque sulle cose da fare alla moto, voi commentate in descrizione. Se volete invece contattarmi per collaborazioni, la mia mail è sempre in descrizione. Continuate a seguirmi continuando la serie del CRF e noi ci vediamo settimana prossima, come vi dicevo, con un nuovo video. Woo!
told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting